Com'è stata l'accoglienza a Materana? È stata meravigliosa, anche perché stiamo portando in giro questo spettacolo, come visto, che cabaret, musica, interazione, improvvisazione con i ragazzi. Guarda che belli che sono. Vabbè, fa niente, belli. No, torna qua, torna a stare. Allora, sennò... siamo schiavi. Allora diciamo che sono bravi, visto che belli. Sono stupendi, sono tutti tontizzati, quindi sul palco ci sono cinque anime di tont, che poi alla fine, come avete visto, è mica tont. Com'è avviene la scelta di brani musicali? Perché voi avete proposto tutto, italiano, sì, internazionale, tutto perfettamente armonico. Esatto, perché c'è una linea che ci unisce, che appunto è mica tont, sostanzialmente, che unisce il nostro sentire e evidentemente il sentire della gente, perché noi siamo comunicativi e vogliamo stare insieme a tutti i tipi di persone, per cui dagli anni 60, 70, 80, 90, 2020, perché siamo avanti, molto avanti, noi coinvolgiamo tutti. E questo ci siete riusciti. Grazie, Matera ha risposto e ci ha emozionato veramente, è stata una bellissima serata, infatti abbiamo fatto anche più del necessario perché siamo stati trainati da Matera. Come un sasso. Vi hanno chiesto il bis, però gli avete detto no, perché le avete lasciato un po' con la mano in bocca. Ah sì? Così torniamo. Ah, hai visto? Facile. Mica male. Mica tonta. Invece hai chiuso in una maniera invece un po' più seria, invitando tutti a riscoprire un po' il bambino che è in loro. Perché queste riflessioni a fine spettacolo? Perché dietro l'artista Fabrizio Fontana c'è un uomo che sente, pensa, vive, riflette, e quindi una volta che si è sorriso e si sta bene, si ha, secondo me, la necessaria confidenza per dire anche qualcosa di più profondo da condividere, e vedo che è piaciuto molto, ci siamo emozionati. Ultima domanda, com'è Fabrizio Fontana, tolta la maschera James Bond, il palco, lo spettacolo, nella vita com'è? Ma molto, loro mi conoscono, esatto, sono molto... Con le palette adesso. sono veramente molto simile, per cui una parte più tenera, una parte più esplosiva, e mi piace colorare con i miei colori il pubblico. Un saluto al mio TG. Al mio TG! Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, fu-fu! Alla prossima, ciao!